Ero a letto quando ho sentito il cancello. Ho drizzato le orecchie. Non ho sentito altri rumori. Però quello l'avevo sentito. Ho cercato di svegliare Cliff. Dormiva come un tronco. Così mi sono alzata e sono andata alla finestra. Una grande luna si era posata sulle montagne che circondavano la città. Era una luna bianca e coperta di cicatrici. Qualsiasi idiota poteva vederci una faccia. C'era abbastanza luce da riuscire a vedere ogni cosa in giardino: le sdraio, il salice, la corda del bucato tesa tra i due pali, le petunie, le staccionate, il cancello spalancato. Ma non si muoveva nessuno là fuori. Non c'erano ombre che mettessero paura. Era tutto immerso nella luce lunare e riuscivo a vedere ogni minimo dettaglio. Le mollette sulla corda del bucato, per esempio. Ho appoggiato le mani al vetro per schermare la luna. Ho guardato di nuovo. Mi sono messa in ascolto. Poi sono tornata a letto. Però non riuscivo mica a dormire. Mi giravo e rigiravo, pensavo al cancello spalancato. Era una specie di sfida. Il respiro di Cliff faceva paura a sentirlo. Teneva la bocca spalancata e le braccia strette contro il petto pallido. Occupava tutta la sua parte di letto e anche gran parte della mia. L'ho spinto parecchie volte, ma ha continuato a ronfare senza spostarsi. Sono rimasta sveglia così per un pezzo, fino a quando ho deciso che tanto era inutile. Mi sono alzata e ho infilato le pantofole. Sono andata in cucina, mi sono fatta un tè e mi sono seduta al tavolo con la tazza. Ho fumato una delle sigarette senza filtro di Cliff. Era tardi. Non volevo guardare l'ora. Ho bevuto il tè e fumato un'altra sigaretta. Dopo un po' ho deciso di uscire e chiudere il cancello. Così ho preso la vestaglia. La luna illuminava ogni cosa, case, alberi, pali e fili della luce, il mondo intero. Ho scrutato bene il giardino sul retro prima di uscire sulla veranda. Si è levata una leggera brezza e mi sono chiusa la vestaglia. Mi sono diretta al cancello. Dalla staccionata che separava la nostra proprietà da quella di Sam Lawton, ho sentito un rumore. Ho alzato subito lo sguardo. Sam era appoggiato con le braccia alla sua staccionata, perché c'erano due staccionate a cui appoggiarsi. Si è portato un pugno alla bocca e ha tossito secco. «Buonasera, Nancy», ha detto Sam Lawton. Ho detto, «Sam mi ha fatto prendere un colpo». Ho detto, «Che ci fai in piedi? Per caso hai sentito qualcosa?» Ho chiesto. «Ho sentito scattare la serratura del nostro cancello». Lui ha detto, «Io non ho sentito niente, neanche visto niente. Magari è stato il vento». Of holding hands and red bouquets and twilights trimmed in purple haze and laughing eyes and simple ways and quiet nights and gentle days with you. Stava masticando qualcosa, ha lanciato un'occhiata al cancello spalancato e si è stretto nelle spalle. Alla luce della luna i suoi capelli sembravano d'argento e gli stavano tutti ritti in testa. Vedevo il suo naso lungo e le rughe sulla sua grande faccia triste. Gli ho detto, che ci fai in piedi a quest'ora, Sam? E mi sono avvicinata alla staccionata. Vuoi vedere una cosa? Ha detto lui. Aspetta che vengo di là, ho detto io. Sono uscita e ho preso il vialetto. Era strano andare in giro lì fuori in camicia da notte e vestaglia. Tra me e me ho pensato che avrei dovuto cercare di ricordarmi di questo andare in giro così. Sam era in piedi sul lato di casa sua coi pantaloni del pigiama tirati su sopra le scarpe bianche e beige. Aveva una torcia elettrica in una mano e un barattolo di qualcosa nell'altra. Una volta Sam e Cliff erano amici. Poi una sera si sono messi a bere, hanno avuto una discussione e subito dopo Sam ha tirato su la sua staccionata e Cliff ne ha tirata su un'altra. È stato dopo che Sam aveva perduto Millie. Si era risposato ed era diventato padre un'altra volta nel giro di pochissimo tempo. Millie era stata una mia buona amica fino a quando era morta. Aveva solo 45 anni quando è successo, un colpo al cuore. Le ha preso all'improvviso mentre era al volante e aveva appena imboccato il vialetto di casa. La macchina aveva continuato ad andare avanti ed aveva sfondato il garage. «Guarda un po' qua», ha detto Sam, tirandosi sui calzoni del pigiama e accovacciandosi. Ha puntato il fascio della torcia a terra. L'ho seguito e ho visto degli affarini come dei vermetti arricciati su una zolla.
Limacce, ha detto. Gli ho appena dato una spolveratina di questa, ha aggiunto, alzando un barattolo di qualcosa che sembrava Ajax. Stanno invadendo tutto, ha detto, masticando quello che aveva in bocca, qualunque cosa fosse. Ha voltato la testa da una parte e ha sputato della roba che poteva essere tabacco. Devo continuare a fare così solo per cercare di stare alla pari con loro. Ha rivolto il raggio della torcia verso un barattolo di vetro pieno di quegli affari. Metto un po' di esca in giro e poi ogni volta che posso vengo qui fuori con quella roba. Quelle bastarde sono dappertutto, possono fare un sacco di danno. Guarda che roba, ha detto. Si è alzato, mi ha preso per un braccio e mi ha portato vicino alle sue rose. Mi ha fatto vedere le foglie tutte bucherellate. Limacce, ha detto. Qui intorno di notte sono ovunque. Metto l'esca e poi vengo fuori e le becco, ha detto. Brutta invenzione la limaccia. Le metto da parte in quel barattolo là. Ha spostato il raggio della torcia sotto il roseto. In cielo è passato un aereo. Ho immaginato la gente seduta con la cintura di sicurezza allacciata, chi leggeva, chi fissava la terra dal finestrino. Sam, ho detto io, come stanno i tuoi? Stanno bene, ha detto, stringendosi nelle spalle. Ha continuato a masticare la cicca che aveva in bocca. E Clifford come sta? Ha chiesto. Ho risposto, come al solito. Sam ha detto, certe volte quando sto qui a dare la caccia alle limacce guardo verso casa vostra. Ha aggiunto, vorrei tanto che Cliff e io fossimo di nuovo amici. Guarda un po' qua, ha detto trattenendo il fiato. Eccone là una, la vedi? Proprio lì dove punto la torcia. Aveva diretto il raggio sulla terra sotto il roseto. Sta a guardare, ha detto Sam. Ho stretto le braccia al petto e mi sono chinata verso il punto indicato dal raggio. La cosa si era fermata e girava la testa da una parte e dall'altra. Allora Sam le si è messo sopra con il barattolo di polvere e gliel'ha versato addosso. Viscide bestiacce, ha detto. Ora la limaccia si contorceva di qua e di là, poi si è arrotolata su se stessa e alla fine si è distesa tutta. Sam ha raccolto una palettina da bambino, ci ha preso su la limaccia e l'ha buttata nel barattolo di vetro. Ho smesso di lavorare, sai, ha detto Sam. Sono stato costretto. Era già un po' che non mi ci raccapezzavo più. Di lavoro ne gira ancora un po' per casa, ma io non ci ho più molto a che fare. Ho annuito. Mi ha guardato e poi si è messo a fissarmi. Sarà meglio che rientri, ho detto. Come no, ha detto. Io continuo con questo lavoro e appena ho finito rientro anch'io. Gli ho detto buonanotte, Sam. E lui, sta a sentire, ha smesso di masticare, con la lingua ha spinto la cosa che aveva in bocca sotto il labbro inferiore. Di a Cliff che lo saluto. Ho detto, glielo dirò che me l'hai detto, Sam. Sam si è passato la mano fra i capelli argentei come se volesse farli restare giù una volta per tutte e poi l'ha usata per salutarmi. In camera da letto mi sono tolta la vestaglia, l'ho ripiegata e l'ho messa a portata di mano. Senza guardare che ore erano, ho controllato che la levetta della sveglia fosse alzata. Poi mi sono infilata a letto, ho tirato su le coperte e ho chiuso gli occhi. È stato allora che mi sono ricordata d'essermi dimenticata di richiudere il cancello. Ho riaperto gli occhi e sono rimasta lì, distesa. Ho scosso un po' Cliff, lui si è schiarito la gola, ha inghiottito. Si è sentito una specie di scatto e qualcosa che gli gorgogliava in petto. Non so. Mi ha fatto rivenire in mente quegli affari su cui Sam Lawton stava versando la sua polverina. Ho pensato un attimo al mondo fuori della mia casa. E poi non ho pensato più a niente, tranne al fatto che era meglio che mi sbrigavo ad addormentarmi. Memories sweeten through the ages just like wine. Memories.